Buongiorno, bentrovati, bentornati. Siamo sempre ospiti della Landoni Liste Nozze che ringraziamo per l'accoglienza. Mi trovo ancora in compagnia di Francesco, un allievo del terzo anno del corso panificatore pasticcere e quest'oggi presenteremo una ricetta che è presente nel mio nuovo libro che ho scritto, Pasticceria, Tecnica, Arte e Passione, edito dalla casa editrice del Faro. E presenteremo una mousse al cioccolato. Faremo una variante per cui una mousse al doppio cioccolato, utilizzando sia il cioccolato fondente che il cioccolato bianco. Gli ingredienti sono semplicissimi in questo caso e abbiamo chiaramente il cioccolato fondente, l'abbiamo già ridotto in scagliette, abbiamo il cioccolato bianco, abbiamo la panna che andrà fatta bollire e la panna invece che andrà montata. E il primo passaggio sarà quello di mettere la panna a bollire sulla piastra. Mentre aspettiamo che la panna bolle, andiamo a mettere in due boule un pochino più capienti i due cioccolati, quindi sia il cioccolato bianco che il cioccolato fondente. Ricordo tutta l'attrezzatura che stiamo utilizzando qui in vendita, per cui io adesso vi faccio una confidenza, una cosa che ho trovato di particolare è stato il fatto che entrando qua in negozio, oltre a quello che vedete, sono stati gli ingredienti. Per esempio vendono il glucosio, vendono alcuni ingredienti molto particolari che non sempre si trovano in commercio, per cui così è nata questa collaborazione che spero sicuramente proficua, per cui approfittatene se non sapete dove acquistare le varie cose, eccetera, qua sicuramente le trovate. Allora, nel momento in cui la panna inizia a bollire, allora in questo caso, avendo scelto la mousse al doppio cioccolato, la divideremo, per cui la suddividiamo metà nel cioccolato fondente e un'altra metà invece nel cioccolato al latte. Andremo avanti a girare finché non otterremo quella che viene chiamata una ganache, quindi un impasto, un composto con abbastanza liquido, una consistenza cremosa, che andrà poi unito alla panna montata. Vedete come è davvero semplice perché il fatto di aver fatto bollire la panna permette poi, quindi la panna calda nel cioccolato permette poi che si sciolga subito il cioccolato, quindi senza bisogno di lunghi tempi di attesa. Nell'attesa che si sciolga bene tutto, andiamo a montare la restante panna con lo zucchero. Io ricordo la panna, tutte le volte che viene montata, di non montarla mai troppo. Lasciatela, in gergo si dice a becco d'aquila. Dopo vi faccio vedere bene cosa vuol dire. Comunque non va mai montata troppo, casomai se poi serve all'occorrenza anche una girata a mano e si finisce il processo di montatura. Allora, adesso che abbiamo la panna montata, l'ideale sarebbe aspettare ancora un attimino, in quanto conviene sempre unire i composti, la panna montata mai a composto caldo, perché il rischio è quello di far sciogliere la panna. Quindi io direi possiamo aspettare qualche minuto. Nell'attesa prepariamo magari lì nel tagliere quei tre bicchieri, prepariamo il sac à poche, prepariamo magari in un ciotolino un po' di granella di nocciola, così poi possiamo finire il nostro dolce. Allora, io chiaramente tutte queste ricette le trovate anche nel libro. Questa qui io, a me piace particolarmente perché adesso vedete è davvero velocissima. Non contiene colla di pesce, che è un'altra cosa che spesso si usa nelle mousse, soprattutto quando c'è la frutta. E con semplicemente due ingredienti, panna e cioccolato, è possibile realizzare una mousse sicuramente a effetto. Prendiamo un po' di granella di nocciola poi per decorare. Che ci sta sempre bene con una mousse al cioccolato, la granella di nocciola. Io ricordo per esempio il cioccolato gianduia è semplicemente del cioccolato a cui viene aggiunta della pasta nocciola. L'altra cosa, noi adesso la facciamo solo col cioccolato bianco e il cioccolato fondente. È possibile farla e adesso immaginatela, dopo la vedete, qua in un bicchierino i tre strati, quindi cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente. Non cambia nulla a livello di procedimento. Quello che cambia leggermente sarà la consistenza, in quanto il cioccolato bianco, avendo l'aggiunta,
una parte di latte, rimarrà leggermente più morbida come consistenza rispetto al cioccolato fondente. Quindi, in base alle conoscenze o al piacere poi dei vostri ospiti, andrò ad aumentare o diminuire la quantità di cioccolato o aumentare o diminuire la quantità di panna. Abbiamo fatto raffreddare le due ganache, vi ricordo la ganache col cioccolato bianco e la ganache col cioccolato fondente, e andiamo a prendere la panna. Ok? Prendo le capentole. Grazie. E andiamo a incorporare la panna alla ganache girando. Vi ricordo, quando utilizzate composti montati e li unite ad altri composti, di miscelare molto delicatamente. Il rischio è quello di smontare, per cui di smontare il composto e renderlo troppo liquido, per cui molto delicatamente dal basso verso l'alto. Vedete come si nota subito la diversa consistenza fra la ganache, la mousse al cioccolato bianco e la mousse al cioccolato fondente. La mousse al cioccolato fondente è molto più solida rispetto a quella al cioccolato bianco. Questo inconveniente viene meno poi nel momento in cui metto il composto in frigorifero. Avendo il cioccolato come base, sia esso fondente o bianco, torna a essere solido. In questo caso ne approfittiamo di avere il cioccolato bianco così liquido, tra virgolette, per metterlo come base. Per cui riempiamo il nostro sac à poche con la mousse al cioccolato bianco. Andiamo a incidere leggermente la punta e iniziamo a riempire i nostri bicchierini. Ne mettiamo ancora un pochino in modo che si veda anche la superficie. Possiamo decidere anche di sporcare solamente il bicchiere per dargli un effetto decorativo. E terminiamo poi l'operazione unendo invece il cioccolato fondente. Vai, capovolgi. Vedete come di fatto è semplicissima, è velocissima e non richiede. Noi abbiamo usato una piastra, per assurdo basterebbe anche un forno a microonde e una frusta e si ottiene la nostra mousse. In questo caso, ripeto, al doppio cioccolato, quindi bianco e fondente, è possibile anche realizzarlo ai tre cioccolati, quindi magari un bicchiere un pochino più alto e avere i tre strati. Finiamo di decorare con della granella di nocciola. E anche in questo caso la realizzazione è venuta tutta in diretta, per cui un quarto d'ora e abbiamo pronto il dolce. Fondamentale in caso in cui la telefonata arrivano ospiti, non so cosa preparare, eccetera, con panna e cioccolato ottengo un dolce che è fantastico. Ecco, allora abbiamo realizzato il nostro dolce. Io chiamerei come sempre la nostra assaggiatrice, quindi Anna, se vuoi venire. Poi tanto non hai problemi di dieta né di altro, per cui a te il dolce. Com'è? Molto buono. Molto buono. Per cui davvero in un quarto d'ora abbiamo realizzato un fantastico dolce. Allora, io ringrazio ancora la Landoni Listanozze per l'ospitalità. Ringrazio Loyal che ci ha fornito così un aiuto estremamente valido, quindi grazie Francesco. Ricordo che tutte le ricette sono presenti nel mio libro Pasticceria, Tecnica, Arte e Passione. Ringrazio il Comune di Saronno e l'Ufficio Cultura che ha reso possibile questo e tanti altri incontri, per cui vi ricordo i prossimi appuntamenti, che sono il 17 di novembre presso la Scuola Media Aldo Moro,
per cui venite numerosi, se avete bisogno di informazioni qui trovate tutte le informazioni sia relative al libro, all'ufficio cultura trovate tutte le informazioni legate all'evento del 17 di novembre. Ringrazio Piero da Saronno che ci ha dato questa possibilità e a tutti arrivederci.